Salve a tutti, cristallini e cristalline. Nel video di oggi, come leggete da titolo, andremo ad aprire questo pacchetto che mi è arrivato dal sito Le Bimbi. Ho preso un paio di cosine nuove che non vedo l'ora di provare e dovrebbero aiutarmi nella realizzazione di alcuni miei progetti, quindi andiamo subito a vedere. Allora, innanzitutto vi faccio vedere il biglietto con tutti i loro contatti. Questi sono i omaggini, oddio, adoro queste caramelle. E questo di qua. Queste sono tutte le cose che ho preso con i relativi prezzi. Ok, ragazzi, ho cambiato un po' la visuale, è uscito tutto dallo scatolo perché mi veniva troppo male farvelo vedere. Quindi iniziamo. Per prima cosa ho preso la solita resina, la Eye Creation della Resin Pro, perché mi ci trovo benissimo. Io ho sempre usato la marca Resin Pro, mi sono trovata sempre bene, però diciamo che ci stava l'altra di circa 24 ore per asciugare, quindi quando hanno fatto questa, tipo, mi sono innamorata. Ormai prendo solo questa, che asciuga tipo in 4 ore, una cosa del genere. Poi ho preso questa di qua, la Steel End della Reschimica, perché avevo un paio di progettini da fare, mi serviva appunto una gomma siliconica non da colata. Ho provato con altri metodi, ma non ero mai soddisfatta del risultato dello stampo, quindi voglio provare questa. Ho preso quella da 250 grammi, appunto per provare. E poi ho preso questa di qua, la Pure Mold della Resin Pro, sia perché mi piaceva il fatto che fosse trasparente, sia perché non è dura tanto quanto le altre gomme che io utilizzo, con la quale mi trovo bene. Però per, diciamo, un progetto che sto realizzando, ho bisogno di una gomma un po' più morbida, e il fatto che sia trasparente la trovo una cosa positiva, perché ho bisogno appunto di vedere dove va la resina per evitare che ci siano bolle nello stampo, quindi mi sembrava ottimo. Anche di questo ho preso quella da 250 grado, da 200 grammi, sì, da 200, 100, 100, e non vedo l'ora di provarla. Come altra novità non potevo non prendere la Papa's Clay. Per adesso ho visto ovunque che la stanno acquistando e niente, volevo provarla anche io. Visto che è parecchio duretta, nonostante sia stata fatta da pochissimo, sono panettini nuovi. Ho preso appunto il bianco e il pink, perché non lo so, adoro io questi colori così neon e mi piaceva tantissimo. Io solitamente utilizzo delle paste polimeriche molto morbide perché mi trovo meglio. Questa vedo che sì, è morbida, ma non abbastanza. Quindi vedrò come mi ci trovo, perché ho visto delle buone recensioni e soprattutto come elasticità sembra veramente ottima, quindi non vedo l'ora di provarla. E come ultima cosa ho preso i pigmenti. Allora, questo di qua l'ho preso con i punti, facendo vari acquisti sulle Bimby si accumulano dei punti e poi per poi ottenere dei premi. Niente, io ho preso questo pigmento perché mi piaceva tantissimo. Vi faccio vedere. Eccolo qua, cioè è stupendo. A parte che lo vedo volare un po' ovunque, ma wow! Questo ha il grass green, che vi faccio vedere. Cioè, wow! È un bellissimo verde. L'ho visto per la prima volta sul video di Nina Creation e niente, ragazzi, mi sono innamorata di questo verde, quindi ho approfittato dell'ordine e l'ho preso. Un altro dei colori che ho preso è questo di qua, bronzo, perché facendo le creazioni resina mi sono accorta che non avevo un bronzo abbastanza bronzo,
E ne ho acquistato uno, guarda questo che bello, wow. Cioè, qualcosa di stupendo. Cioè, è un viola stupendo. Non credo di avere un viola così viola, quindi appena l'ho visto l'ho subito acquistato. E dopodiché passiamo ai blu. Sapete che il blu è il mio colore preferito, quindi non ho preso uno, ma tre. Guardate che bello. Allora, se riesco a non sporcarmi, rimetterlo al posto. Poi ho preso questo di qua. Ah, non vi ho fatto vedere i nomi. Questo si chiama Clear Water. E ha questo colore azzurro tendente un po' al verde. Questo invece è il nome del color bronzo. Viola. Poi c'è questo blu che, se vedete, è un riflesso meno verde. Questo dà un po' più sul verde acqua, una cosa del genere. Questo è più azzurro. Eccolo qua, cioè stupendo. E per ultimo c'è questo che un blu scurissimo, io adoro, cioè fantastico, guardate come brilla, proprio bello questo. Niente ragazzi, questi sono stati i miei acquisti dal sito Le Bimbi. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia aiutato a conoscere nuovi prodotti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!